È un crocevia importante la Lega. È un partito che si sente forte, che sogna le elezioni anticipate, che passo dopo passo sta portando a casa molte tessere del mosaico federalista. Per il movimento di Umberto Bossi sono giornate cruciali. Per questo oggi non è arrivata nessuna risposta e tantomeno polemica di fronte alle parole di Napolitano su Roma capitale dell'Italia Unita. Bocche cucite e consegna del silenzio. Così come nessun ulteriore rilievo dopo quelli pacati ma decisi sulla vicenda della scuola di Adro. Oggi il sindaco della cittadina del Bresciano si è presentato alla sede nazionale della Lega a Milano per vedersi ufficializzare quel che era già chiaro dalle dichiarazioni di Bossi, di Maroni e di Calderoli dei giorni scorsi. E cioè, va bene un sole delle Alpi, ma 700 non hanno senso. Va bene intitolare l'istituto Gianfranco Miglio, ma il resto è decisamente fuori misura. Cautela è la parola d'ordine. Non bisogna offrire spunti polemici agli avversari politici, perché la Lega aspetta di incassare un decreto che per lei ha fondamentale importanza, quello di attuazione del federalismo fiscale, che darà autonomia impositiva a regioni e province. E il varo ufficiale di questo decreto, in Consiglio dei Ministri, è questione di pochi giorni, forse già questa settimana. E quel provvedimento, agli occhi di Bossi e dei suoi luogotenenti, vale mille volte di più di una discussione rituale su Roma Capitale o di una vana resistenza sulla presenza del simbolo col sole delle Alpi in una piccola scuola di provincia.